Listen, Francesco, it was his wish that I come find you, to bury him in the small town where he was born in. Where do you come from? Chicago, but I know it's strange, Francesco, but if you just... Chicago? Michael Jordan, the Blues Brothers, Al Capone. Ciao, pa! Back from New York! Pa! Pa, dove sei? Pa! Pa! Prima del film non parlavo l'italiano. 4 anni fa mi sono trasferito a Roma per imparare la lingua. Ho fatto i night classes e poi durante il giorno facevo filmmaker. Ho fatto le pubblicità, qualche documentari e poi piano piano, come dicono in Molise, ho imparato l'italiano, condizionale, passato prossimo. Gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che Sono italo-americano, la prima generazione. Mio padre è nato in Molise, vicino a Isernia. La provincia di Isernia si chiama Castel San Vincenzo. È un paese come il padrino, come Corleone, molto piccolo, 400 gente, però non c'è la mafia. più pecore di persone, diciamo. Poi, quando ero piccolo, sempre viaggiavo in Molise, Castel San Vincenzo. E poi ho detto, un giorno farei qualcosa lì, un canzone, suonavo nei gruppi rock and roll punk, forse scriverei un libro, però alla fine ho fatto questo lungometraggio, My Country. Io porto sempre il Molise con me qui dentro, e anche Chicago, quindi il film inizia a Chicago, abbiamo girato 3 giorni lì e poi il resto a Roma e Molise. E poi quando ho sentito questa frase, che il Molise non esiste, quando mi sono trasferito a Roma, ho detto, mannaggia, io devo scrivere qualcosa di questa brutta frase, devo fare qualcosa che parla della bellezza del Molise, l'amore, la cultura, la gente. You're not gonna believe this, but I found Francesco. I found his profile picture on Facebook. Anyway, hope to see you later because I've been thinking a lot about this and I've made up my mind. I'm going to Italy. Buongiorno, principessa! Look at this beautiful view, huh? But did you meet Francesco? Che cazzo! Che sei? Yeah, but where do you get this? You're the only person who wanna go to Molise. If an American wanna come in Italy, you wanna come to visit Rome, Milan, Capri, Naples, not Molise. Never people who lives in Molise knows where is it Molise. Sempre volevo fare una storia di Molise, di Castel San Vincenzo, però volevo sempre anche scrivere qualcosa di 2 fratelli, perché io ho un fratello più piccolo e quando vedessi questi film americani con 2 fratelli erano sempre, noi diciamo, screwball comedy. Volevo fare qualcosa un po' più emozionante, è una storia di redenzione anche. E alla fine ho fatto, diciamo, una commedia road trip, però anche qualcosa più carina, non lo so, più tender. Quindi Francesco sarebbe molto lieto di accompagnarti in Molise. Credo che gli farebbe bene, vero amore? Francesco! Quando sono venuto in America sono andato a trovare Francesco, però soprattutto ho portato le ceneri di Vincenzo. Why did you suddenly change your mind that you wanted to come on this trip? Il fratellino americano è cresciuto a Chicago con i suoi occhialini, bello, with the money, oh papà mio. Sempre ho l'idea, però voglio fare 6 mesi di riposa perché sono stato con questo film per quasi 2 anni, 2 anni e mezzo, quindi faccio anche le pubblicità, i documentari, voglio fare quello per il momento e poi l'anno prossimo vediamo se c'è un'opportunità di fare un altro film.
Sto cercando gli investitori newyorkesi, anche italiani, perché è difficile di trovare il budget sempre, sempre il tempo e il budget. Quindi speriamo l'anno prossimo che c'è questa opportunità. Va bene, italiani, mi piace molto Sorrentino, Matteo Garrone, italo-americani, Scorsese, Coppola, però c'è un filmmaker che si chiama Paul Thomas Anderson, PTA, che ha fatto un film, si chiama Magnolia, che mi piace tantissimo, There Will Be Blood, con Daniel Day-Lewis. Diciamo che quando avevo 16-17 anni ho visto quel film e poi I was so excited, ero molto emozionato, ho visto che c'era un regista dietro la ripresa, era la prima volta che ho visto che c'era qualcuno dietro la ripresa, ho detto che veramente devo fare un film, devo fare qualcosa, devo imparare come fare un film. E poi piano piano è diventato un filmmaker. Per me il cinema è tutto, va bene, io ho fatto un film molto leggero, funny, però al Brooklyn Film Festival ci sono tanti film che parlano dei tempi, della politica, mi piace questi film, il mio è un po' più diverso, ma io sempre penso, quando vedo qualcosa fuori a New York qui, un palazzo, sto sempre pensando come girare, come girarlo, come posso fare un'idea. Quando sono arrivato a Roma ho scoperto la pizza con Nutella, pizza con la mortadella, ZTL, ho fatto quasi 5-6 multe, e poi la genziana, che è un radice, un cuore abruzzese, molisane, fatto con le radici, quindi la genziana, la cosa mi piace di più. Grazie, ciao ciao, un abbraccio e waio! Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri, vedo stelle che cadono.